non era previsto un mio intervento, o meglio, non volevo intervenire all'inizio, quindi mi sono presenti se alcuni miei concetti possono sembrare un po' disconosciuti. Ho sentito tanti belli interventi in questo, nella prima parte, diciamo, molto avvicinati a quella che è la vera questione di questa sinistra unita, una sinistra che si presenta unita. Ho sentito parlare di un cartello elettorale. Noi non siamo un cartello elettorale, posso dire con certezza, fandoci dall'interno, che siamo l'unica forza in questa città che da quando si è parlato della natura dell'amministrazione sta veramente mettendo in campo un progetto e non sta facendo un gioco di poltrone, come stanno facendo anche altri personaggi che magari dovrebbero stare qui con noi a costruire qualcosa e invece magari stanno ancora un po' a perdere tempo e non si sa bene quelle che sono le proprie ragioni, partendo da questo punto, il primo. Secondo, se vogliamo parlare di quelli che sono i veri temi che possiamo affrontare in quanto siamo una sinistra unita, dobbiamo parlare di cose che possiamo veramente realizzare. Si è parlato di non poter fare promesse. Noi, ho fatto una battuta prima, non possiamo fare promesse perché non ne abbiamo niente che possiamo dare. Siamo semplicemente dei cittadini, delle persone oneste che per anni hanno combattuto, chi prima e chi dopo, diciamo anche dei ragazzi che adesso si affacciano a questo mondo della politica. Un sistema di potere a catoria che negli ultimi 30 anni ha fatto il bello e il cattivo tempo, a destra, a sinistra, centrodestra, centrosinistra. La destra ora ha fatto anche peggio del centrosinistra. Vediamo quello che è il risultato del miracolo di Ferrara, che diceva tanto che aveva fatto il miracolo catoriano. A Natale aveva mandato i librettini come anche fosse Berlusconi, che lui aveva costruito Catoria. Catoria era una città come una città del nord, una città europea. Catoria adesso è la dimostrazione delle cumuli di immondizia che sono più fuori, una biblioteca che non ha i libri. E non si può chiamare biblioteca una biblioteca con una istri, delle strade che se ne cadono e che non vengono riparate, è un miracolo che non è mai esistito. Per prendere delle parole di Vendola, un miracolo è un mezzo, come ho detto tanto tempo fa. Possiamo dire allora che dobbiamo parlare di cose serie, i disoccupati chiedono lavoro, ma io questo lavoro ai disoccupati come glielo garantisco? Allora possiamo fare delle proposte. Le prime proposte da fare sono che noi possiamo creare delle politiche di sviluppo, che partono magari dall'ambiente, che è il primo tema a Catoria, con quello del problema della centrale a biomasse, che è un ennesimo stupro fatto al territorio di Arpino, che è completamente dimenticato da questa città. Neanche fosse la terra di mezzo, un posto lontano, che noi ci ricordiamo solo il periodo di campagna elettorale, Arpino conta la maggior parte del nostro settore industriale, del terziario. Ci sono molte persone che vivono in quella zona, che si sentono anche, diciamo, discriminati. Qui poi vedi i fenomeni come la lista Noi di Arpino, che chiede quasi l'indipendenza di quel territorio. E che ora si vede, dopo l'isola ecologica, si vede il mostro delle biomasse avvicinarsi con pericolosità. Io penso che invece, se noi per proporre delle cose positive dovremmo dire no decisamente alla centrale a biomasse, ma spiegando che c'è una proposta diversa, quella di attuare un vero ciclo dei rifiuti, una raccolta magari differenziata posta a posta, che favorisca non solo il corretto ciclo dei rifiuti e quindi porti quasi a una raccolta differenziata nel ciclo degli anni, con un percorso molto lento, a un certo miglioramento, ma che possa trasformare quella che oggi è una tassa per i rifiuti in magari una remunerazione per le persone stesse, che magari vedendosi così sono incentivate a fare una cultura dell'ecologia, che è molto importante per questo territorio. Per quanto riguarda il tema del lavoro, noi non abbiamo lavoro, cioè non possiamo produrre lavoro così, improvvisamente, secondo me è inspiegabile proporlo in questa maniera, ma posso però dire che possiamo istituire dei concorsi pubblici che siano trasparenti, che non vedano i figli dei soliti noti messi a un posto o all'altro, ma vedano persone con delle qualità, dei meriti, che hanno fatto un concorso e che vedono i loro meriti ripagati di quelle che sono le proprie fatiche. Allora a quel punto ti posso dire, ti posso garantire un lavoro, ti posso garantire una prospettiva, uno sviluppo, un futuro. Cioè, solo di questo possiamo parlare oggi come sinistra unita. E poi, essendo noi della sinistra, noi ci dobbiamo occupare del sociale, un sociale che a Catoria non esiste più. I ragazzi sono dimenticati, non hanno un luogo di aggregazione, non hanno più strutture dove magari possono esprimere i propri interessi. C'è un museo che si regate, che non si sa di chi è di proprietà, nessuno se ne occupa. Addirittura abbiamo chiesto intervento alla Merkel per recuperare queste opere, che pare siano di inestimabile valore, ma che in realtà non sono considerate minimamente. Abbiamo uno stadio che è diventato praticamente un campo di patate, che potrebbe essere invece un bellissimo centro polifunzionale per recuperare magari i ragazzi dalla strada e invece avvicinarsi a quella che potrebbe essere la cultura dello sport, che ti intenta anche quella che è la legalità, lo spirito di squadra, lavorare insieme per raccontare così anche da quella che è la delinquenza, perché solo così puoi combattere anche il tema della delinquenza. E qui torniamo anche alla camorra. Cosa può proporre una cultura di sinistra contro la camorra? Quella che è la cultura. Tremonti dice che con la cultura non si mangia, ma secondo me con la cultura si campa, perché con la segno nato.
grande, sei più facile da controllare. Invece quando inizia a imparare, diceva Platone, quando si cominciano a vedere le luci, si è curiosi e si vuole conoscere. Se io voglio conoscere, non mi faccio ingabbiare in quello che è un sistema fatto come quello della camorra, è legale, poco trasparente e che favorisce anche i voti di scambiaccatore, perché solo l'ignoranza porta a questa politica che è sbagliata oggi. È una politica che ci riflette, voglio dire, c'è un problema addirittura a livello giovanile, perché nell'informa giovani che viene fatto a Catoria, questa nuova struttura che viene vista come la modernità, già hanno distribuito i loro posti di comando, e volevano già distribuire la propria egemonia su cui dovrebbe essere l'organo che dovrebbe decidere di quelle che sono le sorti dei giovani catoriani. Faccio appello quindi anche ai compagni del Partito Democratico, che vedevo prima in sala, non so se ci sono. Non ci sono, mi sa che se ne sono andati, non lo so, di lottare insieme affinché possiamo garantire un sistema che è quello di un sistema legale, che sia trasparente anche in quel caso, perché è stato proposto, vi faccio partecipi di quella lotta che stiamo portando avanti, un voto online, praticamente che non garantisce all'utente la certezza di chi è l'utente che sta votando, chi è che veramente sta votando e come sta votando. Questo secondo me a livello già giovanile si vede la poca trasparenza, la illegalità, figuriamoci poi quello che vorrebbero fare, questa è la cosa che vogliono insegnare, figuriamoci poi a livello più alto. Mi rivolgo di nuovo al Partito Democratico, perché questa manifestazione nasce anche per richiamare quelle che sono le forze progressiste, che sono lontane in questo momento da quella che è dal modello di Sinistra Unita. Noi facciamo questo affinché la parte sana del Partito Democratico, che dice di voler cambiare, di essersi rinnovata, ma anche all'interno del PD che dicono di voler far parte della nostra coalizione, o chiunque guardi con piacere e con serio progetto, non per i propri interessi, ma per fare un progetto serio per questa città, perché Catoria non è un gioco di scacchi per la provincia, ma è la terra dove voi volete far crescere i vostri figli e dove io voglio crescere nella realtà. Del mio territorio e della mia vita, dobbiamo decidere insieme, questa è anche democrazia partecipata. La democrazia partecipata non è solo fare l'assemblea, è ogni giorno lavorare insieme per una Catoria migliore. Io in questo mese ho visto dei ragazzi lavorare tutti insieme, sotto la stessa bandiera della Sinistra Unita, anche con tre simboli, magari anche idee di società diverse, ma che lavoravano insieme per trasformare Catoria semplicemente in quella che era una città normale. Ed è questo che noi vogliamo, non vogliamo la normalità, io voglio studiare una Catoria normale e basta. Chiedo di nuovo la cortesia ai compagni che interverranno di stringere, perché altrimenti ci buttano.